figlio Samuele, che anche stamattina prima di partire da casa mi ha detto: babbo, se non vincete questa partita quando torni a casa ti faccio diventare due chiappe nere. Perciò quando il mister mi ha detto che potevo giocare mi è venuto in mente mio figlio, perciò speriamo, meno male che andrà bene, perché tornare a casa era veramente dura, se no. Parata decisiva all'inizio del suo tempo, che poi praticamente ha terminato tutto il resto della gara. Sì, è andata bene, dai. Una punizione un po' lontana, l'ho vista partire bene, sono andata abbastanza bene. Però l'importante di oggi era portare i tre punti a casa, perché comunque dopo tre sconfitte la situazione stava diventando un po' pesante. Anche tra di noi non era facile, perché comunque quando vengono i risultati anche le cose più facili diventano più difficili. E infatti il primo tempo si è visto che non abbiamo fatto la solita partita da dentro casa, no? Sembrava che stavamo giocando fuori casa. Però poi fortunatamente è stata una giocata di frulla insieme a Trudo, e è stato bravo Mauro a farsi trovare pronto, e l'abbiamo, e le sorti della partita diciamo che è cambiata là. Poi la Jesina in casa, riusciamo sempre a, non so il motivo, perché comunque ha un po' di mesi che noi tra di noi parliamo e non è facile, non abbiamo mai trovato il dentro casa e l'equilibrio di fuori casa. C'è una cosa che non mi riesco a spiegare. Dopo tanti anni che gioco non ho mai perso tutte queste partite fuori casa, però in casa questa squadra si fa rispettare, e speriamo che fuori casa arriverà il giorno in cui verrà anche il momento anche per noi, ci facciamo rispettare anche fuori. Però la cosa più importante era vincere per portare un po' di entusiasmo, perché come dicevo prima, tre sconfitte consecutive in una squadra che comunque si deve salvare. Ci troviamo a 33 punti, che mancano 12 giornate, quanto ne mancano? 10, scusa, è un po' di... c'ho la memoria male. Però bene, dai, adesso ci mettiamo martedì sotto e prepariamo questa partita importante contro il Fano, che non è sicuramente facile, però cerchiamo di dare il meglio possibile. Come ti trovi con questo duplice ruolo anche allenatore dei quartieri? Beh, è una cosa che voglio fare in futuro, non troppo lontano, spero, perché... No, scherzi. Sono, diciamo che mi voglio gustare l'ultimo questo periodo da giocatore, diciamo. Poi il prossimo anno spero di proseguire su questa strada. Perciò è una cosa che mi piace fare, che se posso dare la mano il prossimo anno a sti ragazzi mi farebbe molto piacere. Come trovi i giovani portieri della Jesina? Giovani, abbiamo un portiere secondo me molto valido, Simone. Simone è un buonissimo portiere. Penso che può avere dei margini di miglioramento non indifferenti, perché comunque è un portiere che in allenamento è quasi impossibile fargli gol. Perciò deve soltanto magari migliorare su alcune cose, sulla gestione, come magari sto dicendo sulla mia piccola esperienza, però è un portiere che secondo me si può lavorare abbastanza bene.